Entreremo oggi nell'ospedale di Lonigo per conoscere una realtà d'eccellenza, un vero e proprio fiore all'occhiello della sanità vicentina, in particolare dell'ULS 8 Berica. Conosceremo in un lungo viaggio il reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale di Lonigo, un reparto all'avanguardia e in continua crescita. E prima di iniziare un viaggio alla scoperta del reparto, conosciamo il dottor Mauro Boschello, che è il responsabile del reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale di Lonigo. Come vedete ci troviamo davanti al desk, che è il punto di accesso, un punto centrale, perché questo reparto è concepito un po' come una piazza, con un punto centrale e i pazienti attorno. Qual è l'importanza di questo reparto? Abbiamo visto anche dei numeri crescenti, si è passati da 150 nel 2015, poi oltre i 200 nel 2016 e ancora in aumento nel 2017. Sì, l'importanza della riabilitazione cardiologica dell'ospedale di Lonigo è quella di ricoverare pazienti nella fase post-acuta, pazienti sia cardiochirurgici che cardiologici, in maniera particolare i pazienti cardiochirurgici che prima venivano trasferiti in strutture quasi prevalentemente private, molto distante dalla città o dalla provincia di Vicenza, addirittura in strutture di tipo extraregionali. L'importanza poi è determinata dal fatto che i numeri, le esigenze, soprattutto di reparti di cardiochirurgia, stanno aumentando. E questo è ben presentato dai numeri che noi abbiamo. Siamo partiti con circa 150 ricoveri il primo anno, nel 2015. Attualmente, l'anno scorso, siamo arrivati a 270 ricoveri. Ecco, ricoveri di persone che provengono anche da altre province addirittura. Sì, noi serviamo prevalentemente la cardiochirurgia e la cardiologia dell'ospedale di Vicenza e di Arzignano, quindi della nostra USL. Però abbiamo richieste anche soprattutto da cardiochirurgie e da cardiologie extra province. In maniera particolare c'è una buona collaborazione, una forte collaborazione con la cardiochirurgia di Padova. Ecco, allora andiamo a scoprire questo reparto. Iniziamo dall'ambulatorio, dottore, andiamo. Dottor Boschello, allora ci troviamo dentro a questo ambulatorio. Che cos'ha di particolare? Questo è un ambulatorio dove viene è l'inizio del percorso del paziente riabilitato. Il paziente riabilitato viene qui, viene visitato, viene valutato dal punto di vista cardiologico e noi vogliamo farlo sempre in un ambulatorio distante, non come succede al letto del paziente. Questo per rispettare prima di tutto la privacy del paziente, poi perché i pazienti tipo in riabilitazione hanno delle esigenze particolari, quindi una volta che si trovano a contatto con il medico sono più liberi di poterle esprimere. E questo è estremamente importante perché il percorso riabilitativo non è un percorso standard, è un percorso che viene costruito sul paziente, quindi ogni paziente ha il proprio percorso. È personalizzato. Continuiamo questo nostro viaggio e ci spostiamo un po' dopo questa prima fase di filtraggio, diciamo così, sì. Usiamo dei termini industriali, ci spostiamo verso le stanze. Il reparto di riabilitazione cardiologica consta di 4 stanze singole e di 3 stanze da 3 posti letto. Le stanze singole hanno la caratteristica di essere anche concepite per poter eventualmente accogliere un parente di un paziente, soprattutto pazienti più fragili, pazienti anziani, che hanno maggiore sicurezza se hanno un familiare vicino. Ecco, allora, vediamo che è predisposta, qui c'è un divanetto e anche una televisione addirittura. Le stanze sono fornite di tutti quelli che sono i comfort che noi possiamo dare, dalla televisione al wifi, in modo che il paziente possa anche essere distratto oltre alle attività che viene fatta.
Le poltrone che abbiamo sono delle poltrone letto, estremamente comode, da quello che mi è stato riferito, e quindi questo permette di avere, come le dicevo, in casi particolari, avere un familiare vicino che può pernottare qui con i pazienti. Questo attiene alla sfera, diciamo così, del comfort, però questa stanza è molto attrezzata, ci spiegava prima, perché praticamente il paziente costantemente è pienamente sotto controllo. Sì, allora, uno dei principi a cui ci siamo attenuti, anzi due sono i principi a cui ci siamo attenuti. Uno è quello di far sì che il paziente, quando arrivi in questo reparto, si senta di aver superato una fase estremamente critica come quello di un intervento di cardiochirurgia o eventualmente di un infarto. Dall'altra, che il paziente si senta sicuro. Allora, tutte le stanze, tutto il reparto, qualsiasi cosa noi abbiamo concepito, serve per dare la massima sicurezza, non solo apparente ma reale. Queste stanze sono stanze che lei può trovare in qualsiasi reparto per acuti, sono fornite di tutti quelli che sono i presidi per un'eventuale rianimazione del paziente. Ecco, questo tipo di controllo continuo lo vedremo replicato anche nelle restanti parti che andiamo a visitare. Adesso ci spostiamo in quella che è la vera e propria, diciamo così, riabilitazione fisica, e quindi andiamo nelle palestre. Entriamo nella prima palestra, il dottore ci spiegherà che tipo di palestra è. Andiamo. Dottor Boschello, in che tipo di palestra ci troviamo adesso? Allora, il percorso riabilitativo si svolge in varie fasi. C'è una fase prettamente clinica in cui il medico stabilizza il paziente dal punto di vista farmacologico clinico, c'è una fase educativa dove i pazienti vengono istruiti sulla malattia, sui fattori di rischio, sulla prevenzione delle malattie, e ovviamente c'è una fase più conosciuta e più importante, che è la ripresa dell'attività fisica del paziente. E dentro? Allora, la ripresa viene attraverso due fasi. Una è una fase proprio di esercizi fisici che vengono fatti qui, si chiamano esercizi calistenici, e questi vengono svolti prevalentemente dai nostri fisioterapisti. Ne abbiamo un esempio qui vicino. Ecco, volevo dire a chi ci sta guardando che ovviamente vedranno questo ambiente vuoto e anche altri ambienti vuoti, ma l'abbiamo fatto apposta per tutelare la privacy ovviamente dei pazienti. L'importante è che si veda come la struttura, vi assicuriamo che è utilizzata. Sì, molto, anzi. E questa, quindi vengono fatti gli esercizi che a seconda delle capacità del paziente sono più o meno progressivi come intensità e come capacità da parte del paziente di svolgere questi esercizi. Ci troviamo adesso nella seconda palestra, che sembra più attrezzata perché è dotata di macchinari di altro tipo. Allora ci spieghi che cosa c'è qua dentro? Ma questa è la secondo tipo di esercizio fisico che viene fatto, quello più conosciuto. Qui ci sono delle ciclette. Abbiamo delle ciclette cosiddette verticali, come quella che sta vedendo, e delle ciclette invece orizzontali, come queste. Queste vengono utilizzate quando abbiamo dei pazienti con particolari problematiche a livello della ferita sternale. Ecco, se posso interromperla, lei prima ci ha fatto notare una cosa: quei monitor che vediamo là in fondo monitorano costantemente tutti i pazienti che sono presenti qui, e questo tipo di dati non sono solo presenti in questa stanza ma in tutto il reparto praticamente, quindi c'è un controllo totale. Una delle caratteristiche che ha questo reparto è che il paziente viene monitorato dal punto di vista elettrico, cioè quindi praticamente come se facesse un elettrocardiogramma costantemente, viene monitorato in qualsiasi momento e per tutta la durata della degenza. Noi abbiamo qui due stazioni di ripetizione, una è qui dentro la palestra e un'altra è dove c'è il desk dell'accoglienza, in modo che i pazienti vengano controllati, come dicevo, costantemente. Non solo, ma i monitor ci permettono anche di sapere dov'è il paziente. Perché se dovesse succedere un problema dal punto di vista ritmico, il paziente potrebbe essere in stanza, però potrebbe essere in un'altra. Certo, è per garantire un pronto intervento. Noi sappiamo dove andare, perché è successo il problema, noi sappiamo che il paziente è nella stanza multifunzione e noi corriamo lì ad intervenire. Ecco, dopo questa palestra c'è anche il problema ovviamente di una valutazione del percorso riabilitativo. Come procede allora il nostro percorso adesso? Sì, come le dicevo, una delle fasi del percorso riabilitativo è quella della stabilizzazione clinica del paziente,
cioè non è che il paziente, perché ha fatto un infarto, è stato operato, tutto si è risolto dal punto di vista medico, inizia invece lì il lavoro di stabilizzazione. Per fare questo noi dobbiamo fare una valutazione del paziente. Facciamo una valutazione cosiddetta, chiamiamola statica, nell'ambulatorio che abbiamo visto, però dopo dobbiamo fare anche una valutazione funzionale. Il paziente deve camminare per 6 minuti e per sapere quanti metri percorre abbiamo disegnato sul pavimento questo metro da sarta. Quindi il paziente in questi 6 minuti va avanti e indietro e noi sappiamo quant'è. Ovviamente non vi fermate però al metro da sarta. No, ovviamente no. Il paziente viene valutato continuamente per quanto riguarda la sua saturazione di ossigeno, come lui respira, viene valutato per quanto riguarda la frequenza, viene valutato per quali sono le aritmie costantemente e la sua pressione all'inizio e metà del percorso. Però dietro di lei c'è qualcos'altro. In pazienti che sono estremamente più complessi noi abbiamo possibilità invece di eseguire quello che è il test cardiopolmonare. Ovviamente ci sarebbero centinaia di cose di cui parlare all'interno di questo reparto, lei però ci teneva in particolare a descrivere un sistema all'avanguardia di cui vi siete unico, anzi, di cui vi siete dotati. Sì, questo riguarda il sistema di chiamata del paziente, cioè il famoso campanello del paziente. Qui il campanello del paziente in realtà è formato da uno smartphone che permette all'infermiere, soprattutto durante la notte quando abbiamo una carenza ovviamente di personale, siamo un attimo in difficoltà per ovvi motivi, e permette all'infermiere di muoversi, andare al letto del paziente quando viene chiamato, però in quello smartphone, in quel telefonino che si porta dietro, viene rinviata tutta la telemetria. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre l'infermiere si trova a letto del paziente, se succede un'aritmia pericolosa per la vita di un altro paziente, questa viene rinviata sullo smartphone, l'infermiere lo vede e può immediatamente correre al capezzale dell'altro paziente. Quindi è un sistema massimo per la sicurezza dei pazienti. Ed è unico? Beh, per il momento ci risulta sia unico. Oltretutto, avendo uno smartphone, l'infermiere può entrare in comunicazione con il medico di guardia, perché qui c'è una guardia attiva di notte, certo. Quindi chiamare il medico e dire ehi, c'è un'emergenza oppure ho un consiglio su un paziente. Quindi questo è il massimo di quello che noi possiamo offrire. Bene, prima di ringraziare e salutare il dottor Boschello, che ci sta riservando continue sorprese perché non conoscevamo questo reparto, c'è un'altra piccola sorpresa, andiamo a vedere. E adesso ci troviamo al piano superiore. Qual è questa sorpresa, dottor Boschello? Sì, questo è l'ultimo piano dell'ospedale di Lonigo e qui sarà la nuova riabilitazione cardiologica che sarà molto più grande, molto più moderna e con della strumentazione particolarmente moderna per la riabilitazione di pazienti, soprattutto pazienti più fragili, e ovviamente sarà una riabilitazione molto più confortevole per i pazienti. Benissimo, allora ringraziamo il dottor Mauro Boschello per la sua cortesia, per averci accompagnato in questo lungo viaggio all'interno del reparto di riabilitazione cardiologica dell'ospedale di Lonigo, e tutto questo in attesa appunto di grandissime novità.